Filippo Baldirossi, qual è la magia di questa Trento alla quinta vittoria di fila? Penso che siamo riusciti a invertire il trend del girone d'andata con questo spirito difensivo che all'inizio non avevamo. E sappiamo soffrire come squadra, perché oggi siamo venuti a Reggio contro una squadra che è molto blasonata, che non ha bisogno di presentazioni, e siamo riusciti a soffrire i primi due quarti non riuscendo a imporre la nostra aggressività, il nostro ritmo. E poi nel terzo quarto questa cosa è saltata un po' fuori, siamo riusciti sempre a tamponare a livello difensivo. Le percentuali offensive oggi ci hanno aiutato perché abbiamo tirato abbastanza bene e niente, poi è arrivato questo risultato strepitoso che ci vogliamo, giusto dire così comunque. Oh, mi racconta gli altri italiani della tua squadra con un appellativo, un aggettivo, Flaccadori. Flaccadori userei l'aggettivo emergente, perché è un... Il saluto con Alessandro Frosi di Essereggiano. E direi emergente, perché è un ragazzo che crede molto nel lavoro quotidiano e sta crescendo molto. Ricordiamo che è un'annata 96, quindi ha ancora bisogno di esperienza a questo livello qua. Ci sta dando una grandissima mano, è sempre a disposizione della squadra e non è egoista. Quindi qua Trento, secondo me, è la collocazione giusta per lui per crescere. Moraschini anche lui è un mio carissimo amico, perché abbiamo fatto un sacco di anni giovanili insieme e sapeva che c'era poco spazio qua per lui, però i minuti che entra secondo me riesce a imporre anche lui questa stazza importante che c'ha, perché è grosso e comunque gioca dal 2 al 3 e lui è un bel torello per essere comunque italiano. Altri italiani, è un capitano Forrai che ormai è acquisito, diciamo, perché lui è argentino di nascita, però diciamo che è il trascinatore della squadra, perché riesce sempre a imporre questo ritmo sfegatato a livello difensivo che le squadre in questo momento stanno soffrendo. Poi li vendete tutti gli italiani. Poi no? Luca Lechthaler, che non gioca tanto. Gioca tanto, però ci aiuta a livello quotidiano durante gli allenamenti, dal lunedì al venerdì si può dire. Perché comunque è un'esperienza molto importante sia in campionato che in Eurolega, e direi veterano. E invece i trentini della compagnia chi sono? Trentini della compagnia in squadra con noi? Sì. Ma oggi non o c'era altro nessuno. A Tosini? Nessuno proprio? No, oggi non c'era nessuno, però si allenano con noi un certo Bernardi, che è un ragazzo del nostro settore giovanile, e uno che si chiama Lovisotto, che abbiamo acquistato da Benetton Treviso, e in crescita diciamo. Invece Baldirossi è già stato in nazionale, sicuramente? Giovanile e sperimentale, manca quella A. Non ci penso, cerco di fare bene a livello quotidiano e durante il campionato. Se arriverà la chiamata sarò molto felice, insomma. Oh, l'ultima curiosità, cosa ha fatto la differenza a Reggio Emilia? L'avete vinta? Penso che siamo venuti qui con una voglia di vincere maggiore di loro, secondo me, perché penso che questo per loro sia il loro fortino e ci credono tanto, vincere qua in casa, nel loro palazzetto. E siamo venuti giù con una voglia di vincere che siccome era superiore a loro, avevamo più cattiveria su tutti i palloni un po' vaganti in mezzo al campo e ci siamo buttati per terra, e l'imperativo di oggi per me è stato la voglia di vincere. Obiettivo? Playoff obiettivo, sicuramente? Ma? No, obiettivo sicuramente sì, diamo uno sguardo ai playoff, però tenere la testa bassa, essere umili. Miglior piazzamento nella storia di Trento qual è stato? Quarto, il primo anno. Ah, quindi siamo lontani, temo. Quindi, però no, relativamente. Siamo in zona, però non ci guardiamo. Pensiamo partita dopo partita e poi quando finirà la regular season guarderemo dove ci siamo piazzati.